Grazie Presidente. Io vorrei partire dalla fine, cioè dalla relazione di Maurizio Martina e dall'appello appena fatto da Piero Fassino, che penso non sia stato un appello di circostanza, sia stato un appello che ha dentro una profonda riflessione politica che abbiamo tutti il dovere di fare. Vedete, a me è successo di votare spesso, no, non spessissimo, spesso relazioni di cui avevo condiviso una parte delle riflessioni e che contenevano dentro valutazioni politiche che erano assolutamente distanti dalla mia posizione politica e dalla posizione politica della mozione a cui avevo aderito durante il congresso, in questa fase, nelle fasi precedenti. Però ci sono dei momenti in cui, e questo è uno di quelli, votare la relazione del segretario e rispondere sì alla domanda principale che il segretario Martina fa a questa assemblea, e cioè senza limitazioni e senza condizioni, mettetemi nella condizione di guidare questa straordinaria comunità politica fino al prossimo congresso che insieme abbiamo già deciso sarà fatto entro l'anno. Io penso che a questa richiesta si possa solo rispondere con un sì. Farei fatica a capire i perché di un no ad una proposta di questo tipo. Ed è una proposta che ci ricompatta, che evita speculazioni, evita che inevitabilmente le diverse anime, e per fortuna ci sono, perché questo è un partito vivo, questo è un partito che non ha proprietari, su questo partito non c'è nessuna società di consulenza o nessuna società quotata che ha la maggioranza assoluta. Siamo noi, con le nostre idee, a volte profondamente diverse, ma dentro un perimetro chiaro, che è il perimetro del centro-sinistra italiano. Ed è di questo che vorrei parlarvi chiedendovi il voto alla relazione di Maurizio Martina. Perché vedete, noi abbiamo bisogno innanzitutto in questa fase di un segretario che garantisca un terreno di gioco chiaro, limpido e trasparente. Io vorrei un congresso, lo ha detto prima di me Orlando, lo ribadisco anch'io, che non sia un congresso lampo, che non sia un congresso breve, che abbia i termini per l'iscrizione al partito che siano successivi alle candidature, che ci consenta e consenta ai candidati che stanno proponendo un'altra idea di sinistra o un'idea ampia di centrosinistra di raccogliere nuove adesioni. E l'ultima volta l'abbiamo fatto avendo le adesioni alle spalle, correndo, perché bisognava correre, perché ci voleva il bagno di folla. Occhio, perché si restringe la maglietta. Il bagno di folla che abbiamo fatto nel 2017 ci ha portato la metà delle persone che avevano votato Walter Veltroni. E non è che se continuiamo a correre all'impazzata senza chiederci dove stiamo andando ci ritroviamo più elettori di quelli che abbiamo avuto l'anno scorso. Abbiamo bisogno di riaprire i cancelli, di dire con chiarezza che il PD dell'autosufficienza non ci porta da nessuna parte, non ci ha portato da nessuna parte. E soprattutto abbiamo la necessità di dire fino in fondo che idea di centrosinistra abbiamo in mente, che idea di sinistra riformista abbiamo in mente. Riprendo un concetto che già è stato ripreso e che è stato già oggetto di un confronto in direzione. Non mi convince la semplificazione che forse ci salva le coscienze tra populisti e responsabili. Il mondo non è così semplice, non si divide l'elettorato tra gli amanti dei populisti e gli amanti dei responsabili, no. L'elettorato è molto più semplice nella lettura e i partiti devono diventare un po' più profondi nelle analisi. E noi non possiamo pensare che in un tempo come quello che abbiamo di fronte, un tempo in cui si sono modificate le relazioni tra esseri umani e imprese, tra esseri umani, imprese e società,
al tempo di un capitalismo che dà più valore ai dati che al petrolio, noi continuiamo a raccontarci di un mondo in cui sono bravi e responsabili coloro che interpretano l'ortodossia della politica tradizionale, populisti quelli che dicono che gli ultimi, i bisognosi, quelli che vivono nelle periferie, quelli che hanno i figli, che devono essere integrati in scuole di periferia che non sono come quelle del centro. E noi non possiamo dire che hanno torto, che hanno capito male. E né possiamo pensare che la scorciatoia di un selfie con Bezos o Tim Cook valga più della difesa di un ciclorider o dei lavoratori a cui mettono i braccialetti in una filiale di Amazon. Non funziona più. Non è sinistra quella che non difende quei lavoratori e quella che pensa che la modernità sia andare a braccetto con Amazon, Facebook o Apple. Abbiamo bisogno di dircelo o no? E io vorrei che ce lo dicessimo in un congresso. Vorrei che ce lo dicessimo in un congresso con i nostri tempi. Vorrei che ci dicessimo in un congresso con i nostri tempi che la misurazione della qualità della vita viene prima di alcuni dibattiti oggettivamente sbagliati che abbiamo fatto sul funzionamento del sistema bancario, sapendo che se queste cose non le facciamo noi, la soluzione è quella di questi giorni. Sono gli effetti di questo contratto capestro. Gli effetti di questo contratto capestro sono sotto gli occhi di tutti. Però dobbiamo avere il coraggio di dirci che questa roboante opposizione che annunciamo ad un governo che non è ancora nato, che forse nascerà, la facciamo dopo che noi abbiamo messo quel governo nella condizione di nascere, o non si può proprio dire questa cosa? Possiamo dirlo o no? Che se nasce quel governo è perché noi abbiamo abdicato all'idea di svolgere una funzione, che era una funzione di ascolto, di confronto, che non avevano deciso Michele Emiliano, Francesco Boccia, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Maurizio Martina. L'aveva decisa il capo la prima carica dello Stato, aveva incaricato la terza carica dello Stato, dentro un solco chiaro che era il perimetro del confronto tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, per verificare se ci fossero meno le condizioni per un confronto. Non ci siamo mai arrivati a quel confronto. È stato un errore, sì o no? Se non lo decidiamo in un congresso, non saremo mai in grado e mai nelle condizioni di capire dove siamo andati e per quali ragioni. Per questa ragione io penso, e lo dico a Roberto Giachetti con l'amicizia di sempre, qui siamo stati tutti maggioranza e opposizione, tutti. Possono dire di non essere stati maggioranza e opposizione solo i giovani che si iscrivono ora al partito. Siamo stati tutti in grado di fare opposizione, tutti in grado di gestire nel miglior modo possibile la maggioranza di turno del partito. Io oggi penso che sia arrivato il momento dello scioglimento delle maggioranze e delle opposizioni. Stiamo entrando dentro un nuovo congresso. C'è una linea chiara che viene proposta da Maurizio Martina, e cioè quella di andare tutti insieme e di fidarci tutti insieme di Martina verso un congresso che è condiviso, il percorso. Si tratta solo di certificarlo. Poi probabilmente ci divideremo, viva Dio, speriamo, sulle linee politiche o sulla linea politica, e verrà fuori probabilmente, me lo auguro e lo auspico, un partito forte, un partito in grado, sì, di costruire l'alternativa. Chiudo, Presidente, perché noi siamo quel partito che dal 2008 al 2011 l'opposizione dura, inflessibile al governo Berlusconi l'ha fatta tanto da farlo cadere. Non cadde solo per lo spread, cadde anche e soprattutto per il tipo di opposizione che avevamo fatto in Parlamento giorno per giorno e ora dopo ora. Noi saremo inflessibili con questo governo. Andrea ha richiamato gli aspetti connessi alle politiche sociali che potrebbero metterci in crisi. Abbiamo la necessità di sfidarli su quel terreno, soprattutto sui terreni
su cui noi abbiamo già dimostrato di esserci. Penso al reddito di inclusione, penso al reddito di dignità fatto in Puglia, penso ad una serie di esperienze che abbiamo fatto, ma voglio dirlo con chiarezza, perché su questa linea inevitabilmente saremo chiamati dai nostri elettori a rispondere, e su questo chiudo. Noi saremo obbligati a dimostrare di essere alternativa sulla difesa dell'euro, perché se siamo ancora qui e in piedi è grazie a quella moneta e non nonostante questa moneta che abbiamo in tasca, sull'Europa, su come riteniamo che questa società debba funzionare anche con i modelli di integrazione connessi all'immigrazione, che non sono certo quelli del contratto, sapendo che abbiamo di fronte gente che può sfiorare, se messa insieme, perché quello è il combinato disposto Lega Movimento 5 Stelle, l'incoscienza e la scelleratezza. Lo avete già visto sulla presunta gestione del debito e sui 250 fantamiliardi che avevano deciso di cancellare del debito alla BCE. E occhio alle regole del gioco. Sul conflitto di interessi, lo diciamo oggi al Movimento 5 Stelle, così ci capiremo domani. Il conflitto di interessi in questo paese non ce l'hanno i geometri o gli ingegneri che fanno i consiglieri comunali, lo fanno gli editori, lo hanno tutti coloro che hanno interessi economici, e al tempo del capitalismo digitale lo hanno anche coloro che gestiscono i dati. Il conflitto di interessi della Casaleggio Associati in questo paese è grande quanto una casa. E io spero, mi auguro, se sono in buona fede, che nella legge sul conflitto di interessi che ci sottoporranno ci sarà anche un perimetro connesso all'idea di mondo che tutti vogliamo. Su questi temi li metteremo alla prova, su questi temi il Partito Democratico potrà dimostrare di essere davvero un'alternativa, oggi e soprattutto domani. Grazie.